Allora, buongiorno a tutti. Riprendiamo oggi, così per completarlo, l'esercizio che abbiamo fatto la volta scorsa. Se ricordate, stavamo cercando di costruire un'applicazione per scoprire il percorso minimo tra due stazioni del nostro grafo, della metropolitana. Giusto per riepilogare fin dove eravamo arrivati, avevamo innanzitutto pensato che, diciamo, qui ho un metodo nel modello, calcola percorso, che a partire da una fermata di partenza e una fermata di arrivo in qualche modo dovesse restituirmi una lista di fermate, no? che costituisce la serie dei passaggi, no? Per arrivare dal punto di partenza al punto di arrivo. Per fare questo abbiamo pensato che si potesse partire da una visita del grafo stesso che abbiamo creato in questa, diciamo, abbiamo adattato la procedura visita grafo che avevamo già scritto prima, usando un normale visita in ampiezza, quindi un iteratore per la visita in ampiezza, perché in ampiezza? Perché è quello che ci garantisce di usare il numero minimo di archi per raggiungere un qualunque nodo di destinazione a partire dal singolo nodo di partenza che specifichiamo nel costruttore dell'iteratore stesso. Quindi questo iteratore parte da questo nodo di partenza e poi, espandendosi per livelli, mi trova tutti i vertici. Avevamo ragionato sul fatto che trovare tutti i vertici, no, che sono quelli che vengono rilasciati ad ogni iterazione dell'iteratore dal suo metodo next, non mi serve un granché, non mi è sufficiente, no, per poter determinare i percorsi. E quindi ci siamo un pochino infilati nella complessità del traversal listener, cioè di una classe che fosse in grado di osservare in qualche modo l'iteratore mentre lavorava e salvasse delle informazioni che per noi erano importanti durante la visita stessa. No? Informazioni importanti che per noi erano questo cosiddetto, abbiamo chiamato la volta scorsa, l'albero inverso, l'albero di visite in ampiezza inverso perché abbiamo gli archi al contrario, quindi in realtà non è più un albero dal punto di vista, considerandolo come grafo orientato. E giusto per rinfrescarci la memoria con questo bellissimo disegno, se questo è il nodo di partenza, l'algoritmo di visita in ampiezza scopre tutti i vertici adiacenti usando un sottoinsieme degli archi, che sono quelli che qua avevo cercato di evidenziare in rosso, e questo albero, costituendo quindi l'albero di visita in ampiezza, e questo è ben noto. Noi ci memorizziamo questo albero memorizzandoci gli archi, in qualche modo le relazioni rappresentate da queste frecce all'indietro, questa, questa, quest'altra, che rappresentano che cosa? Rappresentano ogni volta che io scopro un nuovo vertice, mi danno l'informazione di quale fosse il vertice precedente da cui questo è stato scoperto. Normalmente l'albero di visita mi dice da ogni vertice quali sono gli vertici successivi che sono stati scoperti allontanandosi dalla sorgente. Qui invece abbiamo girato al contrario l'albero e memorizzato questa informazione in una struttura dati a mappa che abbiamo chiamato appunto albero inverso con due parametri. Il primo, chiaramente la chiave della mappa è il vertice lontano e il valore della mappa è il vertice vicino. Perché abbiamo fatto questo casino? Cioè perché l'abbiamo rappresentato in modo inverso questo albero? È essenzialmente per due motivi. Uno, perché dato un vertice il suo predecessore è uno solo, mentre dato un vertice i suoi successori nell'albero di visita possono essere più di uno. E quindi rappresentandolo al contrario, io ho una rappresentazione univoca, dato un vertice ne trovo uno solo che lo preceda, quindi è più facile da rappresentare. Ma secondo, anche se avessimo complicato un po' la rappresentazione avendo non una fermata ma una lista di fermate, perché se rappresento il grafo in avanti, no, ne ho più di uno, il problema è poi ricostruire il percorso avrebbe richiesto un algoritmo ricorsivo, perché dal nodo di partenza io voglio arrivare a questo nodo di arrivo, sono qui, so che il nodo di partenza ha due figli, ma quale devo prendere? Da quale parte devo andare?
So che il percorso è unico per arrivare al nodo di arrivo, ma se sono al nodo di partenza ho due alternative possibili che mi portano entrambe a cammini minimi, ma a me serve il cammino minimo per arrivare a quel nodo di arrivo ben preciso. E quindi ad ogni bivio non saprei quale strada prendere, complicherai poi l'algoritmo che mi trovi il percorso. C'è, esiste, è unico, ma è più complicato trovarlo. Mentre invece avendo l'albero inverso al contrario, è più facile trovarlo in un certo senso. Come? Beh, io ho il nodo di partenza, ho il nodo di arrivo, parto dal nodo di arrivo e navigo questa struttura dati, partendo dall'ultimo vertice mi trovo il penultimo, usando l'ultimo come chiave della mappa avrò come risultato il penultimo, cioè quello da cui raggiungo l'ultimo, poi itero, prendendo questo penultimo come chiave, come valore avrò il terzultimo, e così via, ogni volta prendo il valore che ottengo, che mi dà un certo vertice da cui devo essere passato, e attraversando la mappa mi darà il vertice precedente da cui dovevo provenire. E alla fine in questa sequenza, no, in questo ciclo, ogni volta avrò un vertice nuovo e ad ogni passo mi avvicino sempre più verso la radice, fino a quando non trovo la radice stessa. Quindi questo è in qualche modo usare l'informazione che è implicita nell'albero di visita per trovare il percorso di visita. No, il percorso appunto, no? Non è più di visita perché è solamente un percorso tra due vertici. Questo dobbiamo tradurlo in codice, eravamo arrivati a questo punto, no? Abbiamo perso un po' di tempo a implementare la funzione della classe listener, che se, giusto per rinfrescarci la memoria, abbiamo intercettato l'evento edge traversed, cioè ho attraversato un vertice per scoprire un nuovo vertice, ho attraversato un arco per scoprire un nuovo vertice, e abbiamo, quando abbiamo scoperto un nuovo vertice, inserito nella mappa di questo albero inverso l'informazione, appunto, o qual è il vertice nuovo che ho scoperto, questo, qual è il vertice da cui provenivo, questo. Ho dovuto fare un po' di complicazione perché l'arco può essere orientato nei due modi. Rivedendolo a qualche giorno di distanza non ci sembra poi così complicato come quando l'abbiamo fatto insieme mercoledì, perché alla fine sono 6 righe di codice, no? Alla fine non è particolarmente... È chiaro che la prima volta il ragionamento è stato abbastanza indiretto, siamo dovuti scendere un paio di livelli di dettaglio. Alla fine siamo arrivati qui e abbiamo questo famoso albero di visita costruito. Dove è andato? Albero inverso. Adesso ci manca l'ultimo passaggio, che non siamo riusciti a fare mercoledì scorso, quello di ricostruire dall'albero inverso di visita il percorso vero e proprio. Io avevamo scritto 2 o 3 cose come commento, giusto in chiusura, per ragionare su come si poteva proseguire, adesso trasformiamolo in codice. Allora, innanzitutto, in questo metodo non posso fare un granché, perché, per il semplice motivo che qui non ho l'oggetto partenza, l'oggetto arrivo, ho solamente l'oggetto partenza. Questo metodo visita grafo avrà solo la partenza. Chi è che conosce l'arrivo è l'altro metodo che avevamo chiamato calcola percorso. Allora, in realtà questo algoritmo di diciamo così, percorrenza al contrario del grafo lo possiamo far fare a questa calcola percorso, che conosce sia la partenza che l'arrivo. L'importante è che la calcola percorso possa conoscere anche l'albero inverso. Quindi facciamo in modo che la nostra procedura di visita, oltre a visitare, mi possa ritornare, anziché void, mi ritornare la mappa che rappresenta l'albero inverso, e poi lasciamo la procedura. Quindi prendo questo, faccio in modo che ritorni questo, questa procedura farà semplicemente un return dell'albero inverso. Quindi visita il grafo e ritorna l'albero di visita. Questo albero inverso chiaramente me lo vado a recuperare, ce l'avevo qua sopra, anzi fatemi fare una cosa da pigro, ma... Prendiamo queste due funzioni, questi due metodi, mettiamoli vicini. Così evitiamo di andare avanti e indietro col codice. Quindi mi recupero l'albero inverso dal valore di ritorno della visita grafo.
e adesso faccio il lavoro di convertire questo albero nella lista che mi serve. Allora, cosa mettiamo nella lista? La lista inizia col vertice di arrivo, quindi devo inizialmente creare una lista che contiene il solo vertice di arrivo. E poi ogni volta vado a prendere il vertice precedente. Quindi fermata, diciamo corrente, è quella di arrivo. Creo una lista che contenga il solo vertice di arrivo. Quindi list di fermata, che lo chiamo percorso, che poi effettivamente è quello che devo calcolare, sarà una nuova lista di fermate dentro la quale percorso mettiamo la fermata corrente, cioè quella di arrivo, mettiamo arrivo così fosse più chiaro. Beh, di sicuro il vertice di arrivo ci deve essere. Poi itero e finché non sono arrivato alla radice, ok? While corrente diverso da null, perché null? Ricordiamoci che null era il predecessore che avevamo messo dentro la mappa in corrispondenza del nodo di partenza, no? Ce l'abbiamo scritto qua sotto. Il nodo di partenza ha come valore nella mappa il null, e questo mi permette, perché ovviamente la radice dell'albero non ha nessun vertice sopra, non ha nessun predecessore. Allora questa è la condizione che mi fa capire se sono arrivato al nodo di partenza. E ad ogni iterazione il lavoro che devo fare è qualcosa del tipo corrente uguale albero inverso punto get di corrente. No? Ho un vertice corrente su cui sono posizionato in questo momento e per l'iterazione successiva devo passare al vertice che lo precede. Ogni volta che trovo un nuovo vertice corrente, diciamo, lo devo aggiungere alla lista. Adesso, per come ho fatto questo ciclo, conviene aggiungerla prima del get, perché, per non aggiungere il null alla fine, essenzialmente. Questo vuole anche dire che il vertice di arrivo non ho bisogno di aggiungerlo separatamente, quindi questa linea qua la posso togliere, perché in realtà fa già parte percorso.add di corrente. Mettendo l'add prima della get, quindi prima di cambiare la variabile corrente, la prima volta che entro in questo ciclo, corrente sarà uguale a arrivo, così come l'ho appena inizializzato. Quindi la prima operazione che faccio è aggiungere l'arrivo, il nodo di arrivo. Poi passo al nodo precedente, aggiungo il nodo precedente. Poi passo al nodo precedente ancora, aggiungo il nodo precedente ancora. A un certo punto arriverò alla radice. Quando faccio il get sul nodo radice, corrente vale null ed esco dal ciclo. Esco dal ciclo e quindi il risultato di tutto questo sarà il percorso che ho appena calcolato. E questo è il valore che serve dal controller per dirmi, guarda, tra queste due stazioni c'è questo percorso. Okay? Quindi avendo calcolato l'albero di visita inverso, lo sfruttiamo per ricostruire un percorso dall'arrivo alla partenza. Proviamo a vederlo. Quindi nel controller noi avevamo a un certo punto box di partenza e box di arrivo e poi avevamo un list fermata calcola percorso che, ricordate la volta scorsa, stampava null, perché, anzi, dava un errore, perché il calcolo percorso non restituiva nulla. Okay?
Adesso in teoria il calcolo del percorso sta restituendo il percorso giusto, vediamo se è vero. Quindi il controller era già pronto. Non questo però magari. Quello giusto. Ok, seleziona una stazione di partenza a caso, seleziona una stazione di arrivo più o meno a caso anche lei, ricerca percorso, ecco, mi stampa in modo bruttino da vedere una serie di stazioni la cui prima, facciamo così, scusate, mi sono dimenticato di farlo, facciamo copia, facciamolo vedere un pochino più grande, la prima che ha stampato è quella che avevo scelto come stazione di arrivo. E poi una serie di stazioni fino a quando l'ultima stazione che mi ha stampato corrisponde alla stazione di partenza. Quindi questo è un percorso, anche se è il percorso a ritroso. Come possiamo fare a far comparire il percorso diretto? Eh beh, la cosa più semplice è quando costruisco la lista, anziché aggiungere con l'add l'elemento al fondo, lo aggiungo all'inizio. Quindi vado semplicemente a ritoccare nel modello la ricostruzione del percorso e questo add, non mi ricordo più se era il primo o il secondo parametro, eccolo qua. Della funzione add ci sono due versioni, una in cui aggiungo l'oggetto, l'altra in cui aggiungo l'oggetto specificando la posizione. Inserisce l'elemento specificato nella posizione specificata della lista e sposta tutti gli elementi che attualmente da quella posizione in avanti, li sposta in avanti di un posto. Quindi in realtà basterà aggiungere che il nuovo elemento lo voglio nella posizione 0 e quindi gli altri gli faranno spazio. Sto aggiungendo in testa una lista anziché aggiungere in coda. Quindi se è vero, scegliamo anche qua due cose a caso, e adesso mi fa vedere effettivamente che il primo elemento che viene stampato corrisponde alla partenza e all'arrivo, c'è effettivamente l'arrivo. Ok? Quindi abbiamo solo girato l'inserimento della lista, anziché inserire in coda, inseriamo in testa e ce l'abbiamo al contrario. È chiaro che l'inserimento in testa non fa proprio piacere a un array list, perché ogni volta che inserisco un nuovo elemento, lui nell'array deve spostare tutti gli altri più avanti. Se avessi problemi di efficienza, nel senso che questa lista potesse diventare lunga centinaia di elementi, beh, magari converrebbe usare una linked list, dove l'inserimento in testa e l'inserimento in coda hanno esattamente lo stesso costo, no? E quindi, però qui stiamo creando una lista di una decina di elementi, quindi non è, dopo aver fatto tutto il lavoro pesante che era quello di visita, quindi in realtà non è questo che ci sposta le prestazioni del programma. Ok, quindi questo siamo riusciti a calcolare, no, ciò che ci eravamo promessi di fare. Il percorso di lunghezza minima, dove con lunghezza del percorso appunto intendiamo il numero di vertici. Okay? Qui stiamo assumendo, ricordiamo, abbiamo fatto un grafo semplice non pesato, stiamo assumendo che ciascun arco abbia lo stesso peso, la stessa importanza. Quindi non ci interessa in questo momento, non siamo ancora in grado di calcolare, magari di tener conto dei tempi di percorrenza diversi, perché alcune stazioni sono più vicine, altre sono più lontane, oppure alcune linee sono più frequenti, altre sono meno frequenti, o hanno una velocità media maggiore o hanno una velocità media minore. Questi fattori non li possiamo tenere in conto adesso. E quindi ci accontentiamo di avere il percorso col numero minimo di stazioni intermedie. E questo lo fa l'iteratore in ampiezza. Se volessimo tener conto dei tempi di percorrenza effettivi o stimati, dovremmo complicare e la struttura del grafo
e l'algoritmo, perché non ci basta più a questo punto un algoritmo di visita, mi ci servirà un algoritmo di calcolo dei cammini minimi, come l'algoritmo di Dijkstra, ad esempio, che è già implementato anche questo nella libreria. Lo vedremo solamente tra un paio di settimane, perché prima voglio iniziare l'argomento delle simulazioni, così nel frattempo possiamo anche cominciare ad esercitarci su questo. Quindi completeremo ancora questo in una tornata successiva in cui creeremo un grafo pesato. Ecco, però l'ultima cosa che dobbiamo fare prima di chiudere questo esercizio è di curare un pochino l'output, perché per ora è semplicemente una stringa bruttissima buttata lì in un'area di testo. Noi ci eravamo detti, creami una tabella con l'elenco delle fermate. Quindi proviamo un po' a ricordarci come si fa, no, in JavaFX a creare una tabella. Allora, prima di tutto devo aggiungere nell'FXML la tabella stessa. Quindi io posso magari lasciare comunque l'area di testo per scrivere dei messaggi, messaggi di errore, cose di questo genere, ma prevalentemente farò spazio a una table view. Table view che vado a inserire tra i bottoni e l'area di testo. Area di testo che magari a questo punto, se la uso solamente per per dare dei messaggi di errore, il numero di righe, anziché essere alta così, potremmo fare solamente anche solo di 3 righe, quindi un pochino più piccolina qua sotto l'area, la nostra text area qua sotto. L'altra cosa che mi sono reso conto che non avevo fatto è rendere quest'area di testo non modificabile dall'utente, quindi togliamo l'editable così l'utente non la può modificare per sbaglio. E quindi vogliamo che il grosso del risultato sia dentro questa table view. Ma cosa vogliamo che mostri questa tabella? Quante colonne deve avere? Ma secondo me può avere una colonna sola. No? E in ogni casella, in ogni riga ci sarà una colonna che riporta il nome della stazione. Non mi pare che sia necessario fornire altre informazioni. Quindi in questo caso possiamo eliminare la seconda colonna. La prima colonna la chiamiamo fermata. Gli daremo, se non sbaglio nel layout c'è la possibilità di dire che qualcosa di questo genere, adesso non mi ricordo, no, questo è diventato troppo grande adesso, sì, dare la larghezza giusta delle colonne, vediamo se si può andare, la percentuale non te la lascia fare. Poi lo sistemiamo. Ok. Come, dunque, ricordiamoci cosa dobbiamo fare per poter usare una table view. Innanzitutto dobbiamo dare il nome, no, il riferimento a due oggetti, che sono la table view stessa e ciascuna colonna. Quindi la table view nella porzione code devo dargli un ID, che so, table percorso, lo possiamo chiamare così, cosa ho scritto, table percorso, e alla singola colonna, quindi ho dato un nome, un ID alla tabella, a table view stessa, e un ID lo darò alla colonna, colonna fermata. Dovrò dire che non è editabile e non è neanche sortable, non ha neanche senso mettere in ordine alfabetico, perché noi ce le abbiamo in ordine di percorso, quindi disabilitiamo il sorting. Ok, quindi la colonna l'ho messa non editabile, giustamente perché l'utente non deve andare a faccioccare ciò che c'è scritto, e non sortable. Così, non ci...
Ok, fatte queste due cose, dobbiamo trasportare la definizione di questi due ID che abbiamo creato dentro il controller. Quindi io vado a farmi generare lo scheletro del controller e mi copio le definizioni della tabella percorso, copia, vado di qua, prendo il controller e l'aggiungo tra le definizioni iniziali e poi anche la colonna fermata che era subito sopra. Dobbiamo andarsene un po' a cercare perché lui le mette in ordine alfabetico, quindi non è detto che siano dove ci servono. Di questi oggetti dobbiamo anche copiare gli import, che lo possiamo far completare da Eclipse o li possiamo andare a prendere dallo scheletro del controller di JavaFX, è uguale. E poi dobbiamo definire i tipi. Quindi lato FXML abbiamo finito. Questo è ciò che ci serve, l'abbiamo salvato. E abbiamo importato le definizioni di qua. Adesso dobbiamo lavorare a livello di algoritmo, di controller. Allora, qual è il generic che serve al table view? Il generic che serve al table view è il tipo di oggetto che rappresenta ciascuna riga. Ciascuna riga per noi rappresenta un oggetto di tipo fermata. Quindi lui si aspetta, come modello dati sottostante alla tabella, una collection di fermate. Okay. Ogni colonna ha due generic, ogni colonna, il primo di questi parametri generici è il tipo della tabella di nuovo e il secondo è il tipo del dato che verrà visualizzato nella cella. Quindi il primo generic della colonna è sempre uguale a quello della table, sempre fermata. Il secondo generic mi dice in questa singola colonna, per la riga corrente che rappresenta una fermata, ma in questa singola colonna cosa ci metti? Ci metti una stringa, ci metti un intero, ci metti, basta, un numero? In questo caso ci mettiamo una stringa. Ok. A questo punto la colonna però deve ancora avere un'informazione. La colonna deve avere l'informazione su come fare ad estrarre la stringa che voglio visualizzare in quella casella partendo dall'oggetto fermata. Questa è la parte noiosa che va fatta una volta per tutte e quindi la possiamo fare nel metodo initialize. Questo istruisce la colonna dicendo ogni colonna riceve un'informazione sull'intero oggetto della riga corrente e deve estrarre in questo caso la stringa da visualizzare. Quindi dovremo aggiungere alla nostra colonna fermata una factory che permetta di costruire le celle. No? Qui abbiamo visto che ci sono già alcune factory predefinite, c'è una proprietà che si chiama cell value factory, non confondiamoci, ci sono due proprietà che hanno nomi simili, una si chiama cell factory e l'altra cell value factory. La cell factory è più generale e permette dentro una casella di mettere anche degli elementi grafici, anche altre cose. Costruisce qualunque cosa ci stia dentro quella cella. Se dentro la cella ci è sufficiente per noi mostrare un valore, allora usiamo una factory più semplice che costruisce semplicemente un rettangolino dentro cui ci va a mettere questo valore. E quindi noi dobbiamo semplicemente specificare qual è il valore. E che cosa usiamo come cell value factory? Ops, perdon, non volevo fare questo. Volevo vedere la documentazione. Pari,
Quindi abbiamo questa classe che, alle quali dobbiamo specificare, adesso qui questo esempio qua è un esempio più lungo di quanto non ci serva, specificare una classe che sia in grado alla fine di estrarre dal valore della riga una determinata proprietà. Visto che questo, abbiamo visto la volta scorsa, è una cosa frequente, esiste già una classe predefinita che fa questo lavoro per noi, quindi non dobbiamo necessariamente andare a complicarci la vita, ma semplicemente usare una factory che si chiama Property Value Factory. Cioè estrae il value che mi serve da una delle property dell'oggetto. E gli dico qual è il nome della property. Quindi praticamente, questo, in questo esempio qua della documentazione, la property si chiama, ha un parametro che si chiama lastName, e quindi di fatto la factory costruirà un valore prendendo il metodo, chiamando il metodo getLastName del mio oggetto. Noi avremo qua quindi un oggetto, una property value factory, che ha come generics il tipo della colonna, quindi fermata string, e il nome della proprietà che ci serve è il nome della proprietà di fermata che vogliamo visualizzare. Come si chiama quell'attributo? Non me lo ricordo. Si chiamava nome, con tanta fantasia. Ok? Questo lavoro qua va fatto quando creiamo una tabella per ogni colonna. L'ho fatto una volta sola, quindi lo metto nell'initialize. Per ogni colonna devo dire, senti, di che tipo sei, string, e qual è la proprietà dell'oggetto riga che vuoi visualizzare in quella colonna. Altrimenti lui rimane vuoto, rimane bianco. E sempre alla fine per ciò che faremo noi, in cui dobbiamo mostrare delle proprietà di oggetti, è sempre questo, non andiamo a complicarci la vita con delle value factory o neanche con delle factory più generiche. Questo l'abbiamo impostato, abbiamo detto alla tabella come comportarsi, ciò che non abbiamo ancora fatto è riempire il contenuto. Riempire il contenuto, adesso noi avevamo chiamato il modello per farci calcolare il percorso, che è sotto forma di lista di fermate, dobbiamo dire alla tabella, cara tabella, in questo momento di visualizzare le informazioni relative a questa lista di fermate. E quindi la tabella avrà la sua collection di items che noi dobbiamo modificare. Quindi questa volta parliamo con la tabella, table percorso, ecco perché mi servivano i riferimenti sia alla tabella che alla colonna. La colonna devo dire come comportarsi, alla tabella devo dire quali dati mostrare in qualunque momento. Get items, non so se c'è anche la set item, scusate, sì, c'è anche la set item, faccio prima così. Ho una proprietà items che posso leggere e modificare, se mi dà, faccio un get items mi dà l'attuale contenuto che sarà una lista vuota a cui posso aggiungere e togliere. Oppure la set items posso impostare direttamente, mi verrebbe da dire percorso, però abbiamo visto la volta scorsa che la set items non accetta un oggetto di tipo list ma un oggetto di tipo observable list, e quindi dobbiamo creare una observable list che contenga gli elementi della nostra list. Questo si può fare, c'era già un metodo statico, un builder dentro le una classe che si chiama FisCollection, observable array list di percorso. Quindi prende un array list e costruisce un array list observable, che è quella che piace agli items della tabella.
ovviamente questo toString qua lo modifichiamo, possiamo semplicemente stampare percorso trovato con tante stazioni, quindi percorso.size. Stazioni. Così, nella tabella mettiamo l'elenco e sotto stampiamo quanto è lungo il percorso. Proviamo a vedere cosa fa. Seleziono una stazione di partenza, una stazione di arrivo, clicco su ricerca percorso e mi fa vedere sotto nella tabella l'elenco ordinato delle fermate. Vedete che non posso cliccarci sopra per mettere in ordine alfabetico, giustamente. Percorso è stato trovato con 13 stazioni. Se io cambio le stazioni, ricalcolerà un percorso nuovo, in questo caso un percorso più lungo con 21 stazioni. Ovviamente ogni volta sto rimpiazzando i valori della tabella nella tabella con una lista nuova, quindi butto via quella vecchia, ho il set items, sovrascrivo quella vecchia con quella, con questa nuova che ho appena calcolato. E questo per ora è il nostro punto d'arrivo, bisognerebbe solo un pochino allargare queste tendine, perché se no non si legge tutto, ma sono dettagli estetici. Tutto ok? Allora, visto che ce lo siamo risolti, vi dico una cosa che non vi ho voluto dire la volta scorsa, che un po' del lavoro che abbiamo fatto è inutile. Perché? Perché se vado, ma non qua, perché qui non mi fa vedere niente, se vado a vedere la documentazione di Breadfirst Iterator, sulla documentazione ufficiale di JavaFX, vedo che ha, oltre ai metodi che hanno tutti, gli iteratori, quindi il next, next, eccetera, due metodi che si chiamano getParent e getSpanningTreeEdge. Allora, questi due metodi li ha solo l'iteratore di visita in ampiezza, non quello di visita in profondità o gli altri. Perché proprio i progettisti che ha implementato, no, questa visita in ampiezza, ha pensato che la visita in ampiezza potrebbe servire esattamente a ciò che stiamo facendo noi, cioè calcolare i percorsi. Quindi, di fatto, questo iteratore fa già per noi il lavoro che abbiamo fatto prima con listener. Si costruisce già un albero di visita e mi permette di consultare l'albero di visita con questi due metodi. GetSpanningTreeEdge mi dice, guarda, se ti do un vertice, dimmi qual è l'arco che attraverso lo spanning tree, l'albero è un altro nome per l'albero di visita, raggiunge questo arco. Quindi raggiunge l'arco, restituisce l'arco che connette al vertice V al suo parent nell'albero di visita in ampiezza. Oppure nullo se V è la radice. Ma ancora meglio c'è questo getParent che esattamente mi dà l'informazione del nostro albero inverso. Dato un vertice mi dà quello precedente. Restituisce il nodo parente, il nodo genitore di un vertice V nell'albero di ricerca in ampiezza, oppure nullo se questo è il nodo radice. Quindi, l'avessimo letto prima, avremmo risparmiato un po' di tempo,
ma in realtà abbiamo imparato qualcosa che ci può servire. Questo metodo getParent, che esiste solo nel metodo di ricerca in ampiezza, alla fine, torno nel mio model, potrei chiamarlo qua. Mi dà la stessa cosa. Farei corrente uguale getParent di corrente. E questo mi permetteva di evitare essenzialmente di implementarmi io il listener, perché c'era già dentro, così come l'albero inverso, la mappa, lo fa già la classe BirdFirst. Ok? Quindi a livello di righe di codice non sono tantissime, però a livello soprattutto di bug, possibilità di inserire degli errori, se usiamo una funzione già pronta è meglio. Però no, come abbiamo visto, purtroppo sulla nostra pelle non c'è nulla di magico, alla fine ciò che fa questo, e lo capiamo anche dal tipo di metodi che ci fornisce, sono esattamente quelli che saremmo in grado di fornire noi, perché lui dentro costruisce per forza questa struttura dati che abbiamo chiamato da albero inverso, che noi invece ci siamo costruiti a mano. Okay? Allora questo qui c'è solo nel, se andate a cercare questo metodo getParent nella visita, nel ritratore per vita in profondità, non ve lo dà, non c'è. Perché pensano che nessuno è così idiota, diciamo così, da trovare un cammino, definire un cammino fatto, calcolato dall'algoritmo di visita in profondità, perché quel cammino è sicuramente sproporzionatamente lungo. Quindi, per il futuro, se non volete perdere tempo, se vi servono i cammini e non volete perdere tempo a costruire gli iteratori di visita, ricordatevi che c'è anche questo metodo che ti dà già l'albero, ti permette già di consultare l'albero inverso. Non ti dà il percorso te lo devi comunque costruire come abbiamo fatto. Ok, con questo io chiuderei questo argomento e possiamo iniziare l'argomento delle simulazioni, che di fatto è poi l'ultimo argomento del corso stesso. Allora, visto che cambio radicalmente argomento, stoppo e riavvio la registrazione.